Let's go, bitches! Sono qui per due grandissime novità che sono, prima di tutto, ho preso la partnership su MLG TV, mi sto sgozzando con il microfono. E, cosa vuol dire prendere la partnership con MLG TV? Bene, MLG è uno dei più grandi siti riguardanti comunque l'esport in generale, per quelli che sono i maggiori giochi più giocati al mondo per quanto riguarda le competizioni, eccetera, eccetera. E sono il primo giocatore italiano, quindi il primo canale proprio indipendente mio a poter streamare su MLG.tv. Il mio nick è Power, con il 3 al posto della E, come tutti sapete. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura streaming con loro, pure perché potrebbe portare veramente tanta visibilità a quello che è il mondo dell'esport. E io sto lavorando proprio in questo caso, non è che sto lavorando, però mi sto sbattendo molto per cercare di far conoscere l'esport qui in Italia e combattere per far sì che diventi comunque un qualcosa che, non lo so, proprio venga riconosciuto come negli altri paesi. Non è facile, ci vorrà molto tempo, ma sono qui, ci voglio provare. Specialmente ora sto avendo tante occasioni e tra poco ci saranno delle grandissime novità. Quindi spero che tutto questo si realizzi e possa fare ovviamente questo grandissimo salto con voi. Ho ripreso il canale vecchio, come avete visto, e ritornerò ovviamente in gara subito con quel canale. Sono molto felice, tra l'altro, anche di questo perché è quello su cui avevo iniziato tutto. Quindi, oltre alla partnership di MLG TV, quello di cui voglio parlarvi sono i ban. Sono i ban per PS4 che mi sono arrivati, dato che molti di voi me l'hanno chiesto, eccetera, eccetera. Ora vi spiegherò un pochino come sono. Allora, per prima cosa prendiamo quello che è il ban normale. Come sapete, io gioco in claw, quindi non utilizzo i pad al sotto, però ovviamente ho anche un ban con i pad proprio per farvelo vedere e per giocarci poi più avanti. Comunque, partiamo subito da questa cosa. Allora, questi qui sono i bar. Questo qui è un bar, questo che vedete bianco e nero con la scritta Power, e tra l'altro il Power Bar. Praticamente questo pad verrà venduto anche a tutti i giocatori, a tutte le persone che lo vorranno, solamente se raggiungerà un grande interesse da parte della community per un periodo di tempo limitato. Ma partiamo dal presupposto: cos'ha di diverso? Per prima cosa, come vedete, gli analogici. Gli analogici sono intercambiabili e ora vi farò vedere come. Guardate. Per esempio, voglio inserire, che ne so, facciamo così, lo stick, quello della PlayStation 4. Questi qui si chiamano BC Stick. Quando voi comprerete ovviamente uno di questi pad ci sarà questa cosa attaccata addosso. Cosa vuol dire? Che voi potrete rimuovere l'analogico in questo modo e sostituirlo con qualsiasi analogico voi vogliate, come in questo caso. Io ho messo quello della PS4. Non so se si riesce a vedere bene perché c'è un po' d'ombra, ma comunque questo qui è quello della PS4. Allo stesso modo, che ne so, ne voglio mettere un altro, che ne so, questo della 360, dai, che mi piace, vediamo subito. Pam! Ecco qua quello della 360 messo. Come vedete, ognuno può scegliere l'analogico che più preferisce al suo stile di gioco, a come è abituato, eccetera, eccetera. Quindi questa qui è un'ottima cosa che a me piace molto della barra, il fatto che pure gli analogici, come sapete, si consumano molto. E ora vi farò vedere. Qui nel mio pad della PlayStation 4, quello che avevo, se vedete, gli analogici sono tutti mangiati, sono praticamente diventati una sottile linea liscia proprio, come vedete, sono rovinatissimi e il dito mi sfugge. In questo caso, cosa hanno pensato quelli della barra? Quando uno utilizza il joystick, gli analogici sono come delle gomme, devono essere cambiati ogni tot in modo che mantengano l'aderenza e il comfort. Quindi per questa cosa ci sono i BC Sticks. Allo stesso modo, quello che vedete qui sull'analogico come si chiama, sul D-pad, le freccette, ci sta un analogico in modo da avere più precisione quando si premono le freccette e non scivolare il dito. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi, che io trovo molto interessante, sono i grilletti. Allora, ora prenderò per esempio l'altro ban, che è quello con i paddle. Come vedete, qui ci sono dei grilletti particolari che sono più lunghi del normale. E la cosa interessante di questi grilletti, come vedete, sono che non si premono fino in fondo. Vedete? Si bloccano. Questi sono i trigger stop, i push stop in verità, come vengono chiamati dalla barra. Questi analogici che voi vedete, però, analogici, scusate, questi grilletti che voi vedete non sono grilletti, che uno può scegliere se avere il push stop o no. In questo caso basterà smontarli, perché c'è un tastino qui di lato, basterà smontarli, tirare e verrà via l'analogico. Io ovviamente ora non mi va di levarli, ma vi faccio vedere che io comunque ho altri analogici, come in questo caso.
Eccoli qua, proprio perché sono intercambiabili. Come ovviamente gli analogici, questi grilletti possono essere cambiati e ovviamente decidere se avere la funzione push stop, cioè che si ferma la corsa del grilletto o no. In questo caso, a seconda di magari del gioco a cui giocate, giocate a FIFA, ovviamente mettete senza il push stop in modo che così potete premere il grilletto bene. Giocate a CoD, lo volete, lo rimettete e così via. Oltre a questo, un'altra funzionalità di questo pad è il fatto che io ho fatto rimuovere la vibrazione. Ho fatto rimuovere la vibrazione che l'ha reso quindi molto più leggero, che secondo me è utile avere molto più leggero perché il pad della PS4 pesa tantissimo. E un'altra cosa utile che io ho fatto aggiungere e posso intercambiare è questa sorta di gomma che vedete qua, che tra l'altro è intercambiabile, quindi una volta presa una voi la potrete levare. Vediamo se riesco a levarla, più che altro le mani molto scivolose perché... Ecco qua. Oh, non riesco a levarla. Vabbè, comunque, non riesco a levarla, non fa niente, non mi, più che altro non voglio levarla perché ho paura di romperla. Ah no, ecco, l'ho levata. Ecco qua, l'ho levata. E in questo caso, queste qui sono praticamente delle parti gommose che servono per non far scivolare le mani quando tenete il joystick. Molte volte quando giocate per tanto tempo, siete in un'azione concitata, le vostre mani sudano. Invece in questo modo, tra l'altro, sono ergonomiche, come potete vedere, secondo le dita. Vedete? In questo modo voi potrete tranquillamente poggiare le vostre dita e incavare, proprio ci sta un incavo per poggiare le vostre dita all'interno. Oltre a questo, l'altra novità sono i paddle. Io in questo caso ho fatto mettere dei paddle che si chiamano soft touch, e non le ali da pipistrello. Voi vi dite, ma perché Power non hai fatto mettere le ali da pipistrello, eccetera, eccetera? Allora, questo qui è un mio problema che ho con le dita. Le mie dita sono veramente lunghe. Io l'ho provato, ovviamente, la cosa da pipistrello qua dietro sul pad, ma non riuscivo a mettere perché guardate come tengo io il pad quando gioco con le dita normali. Guardate con cosa premo. Premo, guardate con quale parte premo. Le mie dita premono qua giù, precisamente, qua giù, che sono molto lontana. È molto lontana questa parte. Quindi, quelle con ali da pipistrello va per chi ha una mano piccola, magari, o per chi tiene il joystick in questo modo. Io non ci riesco a tenerlo così, ovviamente, lo tengo così e lo premo solamente col dorso del dito medio. Quindi è per questo che non lo vedete. Questo qui è un pad comunque che mi servirà perché voglio farci dei gameplay, voglio utilizzarlo e forse. Vi dico forse, mi sa che passerò a giocare probabilmente con i paddle perché li trovo veramente più comodi rispetto a ovviamente a giocare in claw su PS4, perché PS4 a volte la claw stanca un pochino. Ora dovrò vedere su Black Ops 3 cosa fare, se ci sarà il doppio Y o no, quindi non lo so, ora deciderò cosa fare. Comunque, io vi ho dato un'infarinata di come sono questi bar controller, vi do anche altre informazioni, potete farci una garanzia sopra, potete metterci dei cavi fatti in cordura USB in modo che così non si rovini il cavo e altre cose che comunque potete inserire tra l'altro le vostre personali gamertag e nomi come nel mio caso. Comunque io vi ricordo che se a voi piacciono i power bar di cominciare a spammare sulla pagina Twitter e Facebook di Bar Controller Francia, perché è quella francese l'azienda che mi sponsorizza, per cercare di avere anche voi il power bar e magari mandarlo in produzione. Io spero vi sia piaciuto questo video, bitches. Questi qui sono i due pad, eccoli qui, ve li faccio vedere un'ultima volta. Scusate se ogni tanto guardo la webcam, ma non so, cioè non guardo la webcam, ogni tanto mi sbaglio. Io spero vi sia piaciuto questo video, questa novità su MLG.tv e il bar controller. Io vi saluto, bitches, al prossimo video.